Lascia like a questo video se ami tua mamma. Se non lasci like a questo video non la ami. Quindi lascia like a questo video. Veloce, lascia like a questo video e iscriviti al canale con la campanella. Se vuoi che ti regalo un account moddato oppure se vuoi che ti moddo il tuo account di GTA 5 Online e commenta più volte nei commenti con il tuo ID e con la tua piattaforma, così ti potrò dare la tua ricompensa. E inoltre ogni video 15 persone potranno partecipare alle mie money lobby su PS4, Xbox One e PC, quindi commentate nei commenti con i vostri. Per partire col video volevo esattamente presentarvi questa pagina di nome easygta.shop. Infatti questa pagina ha veramente centinaia di ordini e veramente tantissime recensioni positive. Infatti si occupa di esattamente aggiunte di denaro, aggiunte di auto e vestiti moddati all'interno del vostro account di GTA 5 Online. Infatti le recovery sono esattamente per tutte le piattaforme, PS4, Xbox e PC. Per acquistare è veramente molto semplice, basta comunque andare sulla scritta acquista ora. Successivamente dovrete esattamente attendere, come vedete, il caricamento e sceglierete quello di cui avete più bisogno. Come vedete c'è esattamente PS4, cliccate. Scegliete comunque se volete un Money Boost o un Deluxe Boost, quindi vedete, eccovi qua. Ora scegliete comunque il vostro boost, ovviamente più denaro aggiungerete, più la somma che andrete a pagare aumenterà, però devo dire che comunque, ragazzi, è la pagina con i prezzi più bassi all'interno d'Italia. Infatti, come vedete, ragazzi, costa veramente, veramente pochissimo aggiungere anche delle Deluxe all'interno del vostro account. Una volta che comunque, come vedete, sceglierete il vostro ordine, come vedete ci sono centinaia di comunque pacchetti, centinaia di articoli, anche dei mod menu. Qui potete scegliere il vostro rango che potete inserire al vostro account, come vedete anche gli outfit moddati con le scritte super mod, quindi come vedete in questo modo qua, più comunque come vedete le auto moddate, come vedete ce ne sono veramente veramente tantissime, sono veramente veramente fantastiche. E come vedete potete anche acquistare comunque un account, come vedete, di Rockstar. E vedete, una volta che avrete esattamente in questo modo qua aggiunto al carrello il vostro prodotto, andate nel checkout, però prima cliccate qui sopra e inserite esattamente il coupon Xtianox. Quindi vedete in questo modo qua, inserite il coupon Xtianox, come vedete sarà esattamente aggiunto al vostro ordine, quindi avrete uno sconto. Potete pagare con carta di credito, comunque vedete. Benvenuti a tutti in questo nuovo video qui Xtianox GTA, e oggi siamo qui in questo nuovissimo video all'interno di GTA 5 Online, dove oggi vi mostrerò un nuovo glitch per ottenere i milioni veramente facilmente e velocemente grazie a questo nuovo glitch che vi mostrerò oggi in solo senza l'aiuto di nessun amico per tutte le piattaforme PS4, Xbox e PC. Infatti è veramente un glitch facilissimo, dove vi servirà qualche requisito, quindi dovrete avere comunque qualche milione per questo glitch, per comunque diciamo eseguirlo al 100%. E inoltre ragazzi, se volete anche voi partecipare a un contest dove regalo 10 account moddati per tutte le piattaforme PS4, Xbox e PC, quindi gratuitamente, è veramente molto semplice. Basta comunque iscriversi al canale, attivare la campanella, lasciare like a questo video, commentare nei commenti con il vostro ID e con la vostra piattaforma. Inoltre, se volete comunque farvi moddare il vostro account, diciamo in veramente pochissimo tempo, con comunque aggiunte di soldi totalmente affidabili con tutte le piattaforme e comunque 100% affidabili e veloci, potete farvi moddare il vostro account di GTA 5 Online nel link della descrizione o nel link fissato nei commenti. Sto collaborando con questa pagina, essendo che è comunque 100% affidabile e ha veramente, veramente tantissimi feedback positivi, quindi tantissime prove da diversi compratori che hanno comprato da loro, quindi da tantissimi, tantissimi clienti. Comunque ragazzi, io direi di iniziare subito con questo glitch veramente, veramente molto, molto semplice. Infatti, come prima cosa dovrete esattamente recarvi in questa posizione qua della mappa, come vedete, ecco qua, questo punto qua che vi sto mostrando. Ora, prima di partire, assicuratevi di
di avere il rientro nella ultima posizione, veramente importantissimo, perfetto. Ora, una volta che avrete comunque rientro nell'ultima posizione, cosa dovete fare? Dovrete esattamente, ragazzi, entrare all'interno del negozietto, vedete, in questo modo qua, e dovrete esattamente depositare tutti i soldi che avete in contanti, ok, nel vostro account, che abbiamo su deposita. Depositiamo tutti i soldi che abbiamo in contanti in questo modo qua, perfetto. Ora, una volta fatto, ragazzi, prendiamo esattamente un'arma e dovremo puntarla contro il negoziante in questo modo qua. Quindi dovremo attendere che, come vedete, ci dia il nostro denaro. Perfetto, quindi spariamo in questo modo qua. Quindi, come vedete, perfetto. Attendiamo un attimino che ci dia il nostro denaro. E una volta che vi avrà dato il denaro, cosa dovete fare? Dovete ucciderlo, ok? Come vedete, in questo modo qua. E dovete andare qua, vedete, in questo modo qua, qui dietro, vedete dove ci sarà esattamente questa, diciamo, questo retro del negozio. E dovrete esattamente, ragazzi, prendere una bomba e, vedete, uccidervi. Quindi, vedete, in questo modo qua, perfetto. Quindi, vedete, in questo modo qua, veramente molto, molto easy. Ora, una volta che ci risaremo, vedete, all'interno, cosa dovremo fare? Dovremo esattamente, ragazzi, depositare i nostri soldi, quindi che abbiamo esattamente ottenuto prima tramite comunque il nostro ATM. Quindi entriamo all'interno, vediamo, ok, perfetto, dovrebbe farmi accedere all'ATM, come pensavo, ok. E ora dovremo esattamente depositare tutti i nostri soldi, quindi vedete in questo modo qua. Poi, una volta fatto, usciamo, apriamo il nostro telefono di GTA, andiamo su Finanze e Servizi, su Maze Bank, in questo modo qua. Preleva, prelevate il massimo di soldi che potete prelevare, ok? Ora, una volta fatto, accediamo all'ATM, perfetto, depositiamo, ok? Volevo dire depositiamo un attimino, ragazzi, ok? Perfetto, depositiamo, ok? Ecco qua, 1 milione di dollari, boom, depositiamo. E ora, infine, preleviamo comunque il massimo dei soldi che possiamo prelevare, quindi, come vedete, in questo caso 10 milioni, perfetto. Ora, una volta fatto, cosa dovete fare, ragazzi? Dovete essere, dovete avere comunque questa attività che vi mostrerò ora. Attività di attività. Perfetto. Create da Rockstar. Missioni. Un lavoro da titano. Quindi dovete avere esattamente questa missione all'interno del vostro account di GTA 5 Live. Vedete, si sblocca al rango 24. Quindi dovete essere almeno rango minimo 24 per questo glitch, perché comunque, diciamo, vi servirà esattamente per completare tutto questo glitch al 100%. Ora, perfetto, abbiamo tutto. Vuoi giocare da solo? Sì, perfetto. Quindi, vedete, eccoci all'interno. Ok, ora, una volta che saremo all'interno, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo entrare all'interno del negozietto, in questo modo qua. E dovremo esattamente, ragazzi, vediamo se me lo fa fare. Perfetto. Ok. Dovremo esattamente aprire il nostro telefono e depositare i soldi che abbiamo in contanti. Vediamo quanti ce ne farà depositare. Perfetto. Ok, 10 milioni. Perfetto, come pensavo. Boom. Ok, prelevia i soldi. Ora, ragazzi, dovremo andare in un ATM. Da quanto vedo al momento non funziona questo. Quindi dovremo cambiare, diciamo, ATM. Essendo che comunque questo qua non è funzionante. Non capisco il motivo. Allora, perfetto. ATM, essendo che comunque quello lì non è funzionante al momento, quindi andiamo in quello successivo, che è esattamente qua vicino. Perfetto, eccoci qua. Ora, una volta che saremo qua, dovremo accedere. Andiamo, come vedete, su preleva. Perfetto, preleviamo il massimo. Ok, boom. Ora lo depositiamo e dovremo fare questo passaggio qui esattamente per 5 volte. Ok, molto molto importante. Ok, perfetto. Questa è la terza volta che lo sto facendo. Perfetto, deposita. Boom. Dovete farlo esattamente per 5 volte, ragazzi, che è veramente importantissimo. Ok, perfetto. Boom. L'ultima volta, ragazzi. Ok. Una volta concluso, ragazzi, il passaggio, cosa dovrete fare? Dovrete esattamente uscire dalla missione Un lavoro da titano tramite il telefono, quindi veramente molto molto importante. Ora dovremo andare nell'online, perfetto.
Quindi, come vedete, eccoci qua ora in questo momento. E ora dovremo esattamente fare il passaggio finale che ci farà ottenere esattamente i nostri soldi. Quindi, ragazzi, tranquillamente ci uccidiamo in questo modo qua e poi usciamo da GTA Online. Quindi, vedete in questo modo qua. Quindi, vedete, si sarà glitchato correttamente il tutto. Se il glitch vi ha funzionato, diciamo, perfetto. Dovremo attendere un attimino che ci porterà nella storia. Una volta che saremo nella storia dovremo andare nell'online, quindi è veramente, veramente molto molto easy come glitch, è veramente veramente molto molto semplice e veloce. Ok, perfetto, eccoci qua nella storia. Ora dovremo andare su Opzione Online, Giochi Siti Online, sessione solo ad inviti. Ok, quindi molto molto importante, dovrete andare in una sessione ad inviti. Attendiamo un attimo il caricamento. E boom, come vedete, raga, eccoci qua i nostri soldi. Quindi, come vedete, questo glitch ha funzionato. Quindi, come vedete, la Rockstar Games ci ha premiati con 1 milione di dollari grazie a questo glitch. Veramente, veramente molto, molto easy e veramente, veramente veloce. Quindi, come vedete, questo glitch ha funzionato al 100%. Mi raccomando, non dimenticatevi di iscrivervi al canale con la campanella e di lasciare un bel like a questo video. Io direi che comunque, ragazzi, per questo video è tutto. Ringrazio tutte le persone che hanno visto questo video fino alla fine. Ringrazio tutte le persone per la visione. E noi ci vediamo alla prossima con un prossimo video. Ciao a tutti!